Una giornata importante perché segna proprio il passaggio di testimone da un servizio reso alla comunità di cure intermedie dedicato a pazienti con coronavirus al ritorno del nostro reparto residenziale di riabilitazione post-acuta dedicato a persone con problematiche neurologiche e ortopediche. L'Istituto di Agazzi riattiva e rinnova il centro area per la riabilitazione residenziale. Avevamo continuato l'attività in forma ambulatoriale diurna, ma certi bisogni più complessi non potevano essere soddisfatti, quindi da oggi ripartiamo. L'attività di questa struttura era stata sospesa lo scorso settembre per ospitare il reparto extra ospedaliero di cure intermedie Covid, che aveva comportato la conversione degli spazi per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Noi abbiamo trovato una grande disponibilità nell'Istituto di Agazzi nell'accogliere 32 posti letto, quindi ci ha permesso questo di fare da tampone alle dimissioni ospedaliere di persone che avevano avuto il Covid, non solo, ma anche di mettere persone che venivano dall'RSA per l'isolamento. E questo quindi ci ha garantito dei servizi essenziali. Il recente calo di contagi permette adesso di terminare questo servizio per conto dell'ASL Toscana Sud-Est e di tornare verso la normalità. In questa palestra verranno riorganizzate nuovamente le attività riabilitative. Noi siamo caratterizzati dal fatto di essere un servizio territoriale. Qui il paziente viene quando è stabile dal punto di vista clinico e quindi può uscire dall'ospedale e lavorare in maniera intensiva rispetto al bisogno riabilitativo, perché i bisogni clinici si sono attenuati. Perciò noi organizziamo le attività su periodi prolungati della giornata. Abbiamo rinnovato questa nostra modalità, purtroppo per motivazioni legate al Covid e quindi per il distanziamento, organizzando anche delle attività all'interno del reparto e aprendo un servizio di attività che riguardano la terapia occupazionale e quindi tutta una presa in carico anche delle problematiche dell'arto superiore e delle attività funzionali della vita di tutti i giorni che possono essere effettuate da personale comunque specializzato all'interno del reparto. L'Istituto di Agazzi infine è pronto ad ospitare temporaneamente l'hospice di Arezzo. Stiamo aspettando alcuni aspetti dell'accreditamento, ma già siamo pronti per il trasferimento con l'hospice in un'altra struttura che era prima adibita ad altra ala per sempre per il Covid.